passa da Perugia, dall'Umbria, uno degli ultimi test per la rappresentativa maschile pugliese dei nati nel 2000, prima del prossimo trofeo delle regioni a Rimini. I coach Cosimo De Vita e Alessandro Angelilli ci aiuteranno ad analizzare questo appuntamento che ha visto la Puglia confrontarsi contro Lazio, Molise e Toscana. I pugliesi hanno esordito con la vittoria contro il Molise, 87-27 il risultato finale, contro un avversario poco impegnativo, ma contro il quale lo staff tecnico cercava le prime risposte al lavoro svolto finora anche da chi esordiva con la maglia della Puglia. Noi abbiamo Susca alla prima esperienza in assoluto e comunque le sensazioni avute durante il lavoro in palestra sono state confermate dal ragazzo in campo. Non ha avuto timore, non ha avuto problemi nell'affrontare, ribadisco, probabilmente degli avversari dove nel suo ruolo vicino al canestro non avevano un granché da proporre. E altri sono alla seconda esperienza qui da noi, perché comunque li abbiamo voluti rivedere proprio perché nel giocato possiamo avere delle indicazioni ben più precise. E possiamo dire che, a parte, cioè, ci dispiace per Crecchio che è arrivato febbricitante e non ha potuto giocare, gli altri 11 che sono stati in campo veramente hanno espresso un buon gioco e siamo contentissimi, perché comunque già facendo un paragone dal Molise ad oggi il risultato secondo me è di gran lunga positivo. E i test più impegnativi sono arrivati il giorno dopo. Contro la Toscana il divario è stato netto dal primo quarto, chiuso in svantaggio di 25 punti. I pugliesi hanno sofferto la pressione degli avversari, faticando nella costruzione del gioco. Alla Puglia non è rimasto altro che mettere a segno punti dalla lunetta, con il solo Lauria a finire in doppia cifra. È stata l'occasione per la panchina di far ruotare il quintetto in campo e provare nuovi equilibri per i prossimi incontri. Alla fine il tabellone segnerà 104-50 per la Toscana. Nel pomeriggio è stata la volta del Lazio. Nella prima metà di gara la gestione è stata decisamente nelle mani dei laziali, con i pugliesi che hanno collezionato palle perse in attacco, ma al rientro dall'intervallo lungo è arrivata la reazione della Puglia, gioco più determinato in difesa e il giusto coraggio per affrontare la gara senza guardare il tabellone segnapunti. Il terzo periodo si è quindi chiuso con il parziale di 29 per la Puglia, un trend proseguito anche nell'ultimo quarto, anche se il distacco è rimasto incolmabile. L'analisi di coach Alessandro Angelilli. Sicuramente è stata una Puglia che si è, diciamo, dimenata, ecco, possiamo definirla così. E partiamo partiti forti, sicuramente molto motivati, molto intensi e quindi forti di tutto quello che eravamo sin dall'inizio. Abbiamo provato fino alla fine a mettercela tutta. Momenti molto altalenanti, infatti sicuramente su questo lavoreremo molto, nell'essere un pochino più intensi, equilibrati e, diciamo, cercare di non soffrire molto, dando un qualcosa di più sicuramente nelle prime fasi della partita. Nella finale per il quinto e sesto posto contro le Marche, la Puglia ha resistito per tre quarti di gara. L'81-61 finale per i marchigiani racconta solo l'ultimo periodo, quando il gioco pugliese è calato di intensità. Fino a quel momento la Puglia aveva tenuto in equilibrio la partita, mantenendo l'attenzione alta in difesa e sfruttando bene molte occasioni in attacco, anche dalla distanza. Il bilancio di coach De Vita. Sicuramente siamo contenti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, lavorando durante gli allenamenti che ci vengono predisposti, insomma, per questa selezione, e in molte situazioni tattiche, dal punto di vista specialmente difensivo, siamo riusciti ad ottenere delle risposte dove comunque è passato il concetto che noi volevamo che passasse. Mi auguro, ribadisco, che domani questa idea possa essere anche di grande vantaggio per i nostri ragazzi, con degli avversari sicuramente più organizzati o comunque sicuramente più strutturati dal punto di vista fisico, perché se così dovesse essere, l'auspicio di poter fare un buon trofeo delle regioni, perché comunque sono tappe di avvicinamento che la federazione ci mette a disposizione, ci dà tanto coraggio, perché alla fine il nostro obiettivo, insomma, principale è quello di arrivare al meglio per la manifestazione che ci vedrà impegnati subito dopo Pasqua.